sicurezza le nostre telecamere nella cabina di regia allestita in occasione del carnevale in centro storico. Dolore e commozione per la morte dell'insegnante Anna Michelin, travolta e uccisa da un automobilista. Dopo le polemiche e lo stop imposto dal comune, riapre il Cannabis Store. Cuori connessi, tutti uniti nella lotta al cyberbullismo, succede a Venezia. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale in diretta con tante notizie e tante novità. Iniziamo subito parlando di sicurezza, siamo entrati con le nostre telecamere nella cabina di regia allestita appositamente per il carnevale, vediamo. Bene, confermato, la Misin e Moselli si stanno dirigendo ai varchi. Gli agenti in borghese pattugliano la piazza, inviando il segnale video dai loro telefoni direttamente alla centrale di controllo allestita all'interno delle procuratie. Personale specializzato della polizia scientifica che si muoverà lungo le calli e lungo le vie, nei luoghi strategici, nei punti strategici, per dare in diretta non solo la descrizione vocale, ma visiva di quello che sta succedendo su quella calle. Da questa sala operativa, al cervello dell'imponente sistema di sicurezza predisposto per il carnevale, si può così osservare nel dettaglio, in tempo reale, qualunque cosa avvenga nella zona intorno a San Marco. Bene, Lanzini, fermati lì sopra, in modo da poter vedere sia il punto di arrivo che il punto di accesso. Ma i controlli mobili sono solo un ingranaggio della complessa macchina messa in piedi dalla questura veneziana. In tutta la città sono state posizionate telecamere fisse che consentono al personale nella sala operativa di controllare i movimenti della folla. Abbiamo la possibilità di seguire flussi di persone dal Ponte della Libertà sino a Piazza San Marco per comprenderne i flussi e poter dare indicazioni direttive di chiusura non sotto Piazza San Marco ma a centinaia di metri prima. Questo dovrebbe impedire il ripetersi di situazioni spiacevoli come quelle avvenute lo scorso weekend alla festa veneziana sull'acqua, quando immediatamente fuori dalle transenne si era ammassata la folla di persone rimasta esclusa dall'evento. Avete visto come in questi giorni Venezia sia controllata minuto dopo minuto, carnevale che richiama in città migliaia di turisti e quindi bisogna lavorare alacremente anche dal punto di vista della sicurezza. Anna Michelin, insegnante, travolta e uccisa da un automobilista, dolore e commozione per la sua scomparsa era molto conosciuta e benvoluta. Insegnava qui da tanti anni, per cui era qua da 40 anni, per cui la conoscevano tutti, sicuramente si sta male anche, sicuramente sì, d'altra parte se una persona che muore non è bello, soprattutto tragicamente così, per cui... All'indomani del tragico incidente è ancora incredulo chi vive e lavora a Mestre in zona favorita per la scomparsa di Anna Michelin, l'insegnante 62enne, travolta e uccisa venerdì mattina poco dopo le 7 a Preganziol, lungo il Terraglio, da un anziano di 84 anni. La donna, residente da tempo nel Trevigiano ma originaria di Mestre, insegnava nella scuola elementare Fusinato accanto alla polisportiva Terraglio, dove era ben voluta da tutti, soprattutto dai suoi alunni che ieri mattina la aspettavano in classe, ma non l'hanno mai vista arrivare. Sono rimasti scioccati perché una notizia così, l'aspettavano a scuola ieri mattina, è una cosa, una disgrazia proprio. Qualche genitore me l'ha detto? Nonno. Un nonno ce l'ha detto. Sempre il mio cliente, un nonno, ci ha detto che i bambini sono distrutti, devastati. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente su cui sta indagando la polizia locale, mentre si attende di sapere quale sarà la data dei funerali di Anna Michelin, che lascia due figli. C'è chi sottolinea però la pericolosità di quella strada. Pericolosa sì, è una strada pericolosissima. È una strada che è pericolo sempre attraversare quella strada lì. Sempre un pericolo attraversare, dopo qualcuno svede. Andiamo a Chioggia con queste immagini, si tratta della manifestazione Side by Side, sta
naturalmente facendo discutere questo corteo, partito da Piazzale Europa, è arrivato in Corso Garibaldi, è la manifestazione pro accoglienza organizzata in quel di Chioggia, corteo che è sfilato nel pomeriggio per dire no ai grandi campi, alle grandi basi usate per l'accoglienza e per chiedere invece un'accoglienza diffusa. Sono stati anche lanciati dei fiori in laguna per ricordare i migranti che sono morti proprio all'interno delle basi, una quella di Conetta e l'altra quella di San Siro a Bagnoli. Ecco le immagini quindi da Chioggia per questo corteo. Ha fatto tanto discutere, è stato chiuso dopo una decisione del comune per delle inadempienze amministrative, ha riaperto il cannabis store del centro storico di Venezia. Ha riaperto i battenti in mattinata il discusso Cannabis Store in Calle dell'Anconetta, che era stato chiuso martedì sera dopo una lunga ispezione di Polizia Municipale ULS 3, ufficialmente per la mancanza di alcuni requisiti previsti dal regolamento comunale di igiene. Ma in diversi all'indomani dell'intervento avevano avanzato l'ipotesi che la vera ragione fosse nella volontà moralizzatrice di chi non poteva accettare che a Venezia si vendesse della marijuana, seppur priva del principio attivo e assolutamente legale. C'è ipocrisia perché in realtà si è voluto colpire questa attività che di per sé sarebbe lecita in base appunto alla legge nazionale e la si è voluta colpire con una, cercando in modo spasmodico una qualche irregolarità. Noi siamo piccolissimi, ridottissimi e ridicolissimi e però siamo grandissimi nel fare moralismi a noi stessi e agli altri. Tra le manifestazioni di solidarietà ricevute nei giorni scorsi dai titolari del negozio, anche quelle del Partito Liberi e Uguali e della bandiera dei radicali Marco Cappato, che aveva invitato tutti i veneziani a ribellarsi contro il provvedimento in nome della libertà. Un'insurrezione che fortunatamente non è stata necessaria. Il punto vendita ha rialzato le serrande dopo aver rimosso dagli scaffali tutti i cibi e le bevande. Mercoledì un incontro con l'ULS definirà con maggiore precisione le condizioni per esercitare le attività nel pieno rispetto delle norme. Nel frattempo una piccola folla mossa dalla curiosità ha già fatto capolino nel negozio. Andiamo avanti, parliamo di una iniziativa importante contro il cyberbullismo. Sentiamo di che si tratta. 750 ragazzi hanno assistito a uno spettacolo dialogato con Luca Pagliari, un regista importante televisivo e radiofonico, che ha lanciato il messaggio dell'attenzione al cyberbullismo, di come una leggerezza con il cellulare o con il computer può rovinare una vita. E quindi credo che il messaggio che è arrivato forte a questi giovani possa essere in qualche modo digerito in queste giornate e che i giovani nelle scuole ne facciano tesoro, perché col cellulare possiamo fare tante belle cose, ma possiamo anche rovinare delle vite. Nell'ambito di un progetto avviato nel 2016 dalla Polizia di Stato al Teatro Tognolo di Mestre, è stato proiettato il docufilm Hashtag Cuori Connessi per sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole della tecnologia che quotidianamente maneggiano. Messaggi, immagini, video caricati in rete si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web, creando problematiche che in alcuni casi possono avere conseguenze drammatiche. Un percorso educativo che deve partire dalla famiglia, ma si estende alla comunità. Il primo interlocutore è la famiglia, il secondo è la scuola, il terzo però è la comunità territoriale. Io ai ragazzi oggi ho chiesto nel mio intervento di segnalarci le loro proposte, cosa secondo loro il comune può fare di più per andare incontro ai loro desideri. In particolare abbiamo segnalato le due attività che stiamo facendo, le biblioteche con il rilancio della VEZ, l'apertura della sala prove musicale per i giovani di via Torino, ma anche la Giovani a Teatro Card, quindi gli under 26 che vanno a teatro con 2,50 euro. Sono iniziative rivolte ai giovani perché possono essere protagonisti in città. Il comune si mette a disposizione di ragazzi e ragazze. Possiamo fare di più sicuramente, gli hanno chiesto loro di darci dei suggerimenti su quello che loro vorrebbero nei loro territori. Ho mandato loro la mia mail, aspetto che mi arrivino le risposte da questi 750 ragazzi e noi di sicuro ne faremo tesoro e tutte le nostre attività e risorse che non sono infinite ma sono comunque importanti in questo settore saranno dedicate e declinate secondo i bisogni del territorio. Faccio vedere un ultimo filmato, riguarda il giro in vaporetto che hanno fatto le Marie quest'oggi, giornata da incubo a Venezia in laguna con pioggia battente e vento. Allora le Marie sono sfilate per la città a bordo del vaporetto, un'iniziativa naturalmente che rientra in quelle organizzate per il carnevale. Allora, abbiamo finito, abbiamo detto tutto per quanto riguarda questa edizione, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci vediamo presto.